Assessore, prego, buongiorno. Buongiorno. Allora, l'osservazione 513 verte su un'area nella quale, diciamo, l'osservante lamenta che gli è stato tagliato il giardino, cioè lamenta che il confine fra la zona B2 e un'altra previsione urbanistica taglia il giardino. E quindi chiede sostanzialmente che la resede dell'abitazione sia correttamente, diciamo, classificata B2 come l'abitazione. Ora, questo è il tipo di osservazioni che vedremo in fondo, cioè l'ultima tipologia che dobbiamo ancora affrontare. Immagino che sia qui perché probabilmente ha confine con una scheda norma e quindi incide sul perimetro della scheda norma. E quindi direi che si può andare a vedere. Allora, ora ve la dico meglio, ascoltami. Allora, era quel discorso della TR 3.2, vi ricordate? Che ricadeva una parte qui e l'abbiamo tolta. Non vediamo lo schermo, Ma io ragazzi Eccellenza. non vedo nulla, eh. Io non vedo niente, eh. Aspettate, ora vi spiego. Ah, scusatemi, scusatemi. Abbiate pazienza. Mi sono scordata di condividere lo schermo. Vai. Ok, ci siamo. Parlavo a vuoto. Allora, era quel discorso della scheda norma TR.2. Era messa insieme questa osservazione. Allora, chiedeva di essere scorporata per questa parte che non è di proprietà della TR 3.2. E quel discorso che diceva appunto l'assessore è quest'area qua, che il confine li passa qui. Ora guardiamo se ce l'ho nel modificato, eh. Aspettate un secondo. Eccola qui, abbiamo allargato di questa parte qua, vedete? Guardiamo un po' se ce la faccio a farvi vedere. Eccola qui, la differenza. Sì, è chiarissima, vedete, è stata scorporata una parte inserita ora nel B2 che è considerata pertinenza di quell'edificio che resta fuori da TR 3.2. Allora perché parzialmente accolta? Perché evidentemente l'ufficio ha ritenuto che non tutta la porzione indicata dal cittadino fosse resede dell'abitazione, ma soltanto una parte. Perché Esatto. naturalmente, Riccardo, quando un cittadino ti dice, no, un'area è resede del fabbricato, ci deve essere un minimo di istruttoria tecnica, no, per verificare qual è la parte effettivamente di resede del fabbricato. Quindi immagino che questo sia il motivo del parziale accoglimento. Si può eventualmente vedere quello che ha chiesto l'osservante per rispondere a Riccardo e vedere cosa è stato accolto. Aspettate, Tra l'altro, Riccardo, questa è la tipologia delle ultime osservazioni che vedremo dopo le schede norma. Sono tutte così, poi, quelle che mancano finite le schede norma. Tutte o quasi, insomma. C'è un sovrapposto, Antonella? Questa è la richiesta del cittadino. Come potete vedere, non credo che non sia stata accolta questa porzione qui della B2, diciamo quella più in alto. No. Ma solo lo scorporo di questa B2 qui che insiste sulla TR 3.2. Ah, aveva chiesto anche quella dov'è il Sì, color giallino. sì, sì. Forse in parte è stata accolta anche quella perché un po' più di spazio gli si è dato, mi pare, Allora vediamo se corrisponde come proporzione allo spigolo, non me lo ricordo, dobbiamo tornare sull'osservazione, Anton. E scusa, no,
sulla scheda norma 3.2, Antonello. Vedi che no. No, invece ha ragione Simone. Una parte, mi sembra una Una parte. parte, non fino in fondo. Vedi che il campo finiva un pochino più in là. Quello lì, per il preciso. Perché lo dico a tutti i commissari, ora poi magari Alberto e Jacopo insomma, hanno delle competenze tecniche, ma il problema dell'area sede, Riccardo, è questo, che non esistono dei dati oggettivi per dire che cos'è l'area sede di un fabbricato. Il catasto può essere un elemento di riferimento, ma non è decisivo. Quindi devi cercare, diciamo, di interpretare, no? L'ambito del territorio e cercare insomma di capire qual è ragionevolmente rispetto allo stato dei luoghi, rispetto alla storia dei trasferimenti. Devi cercare di capire qual è ragionevolmente l'ambito del fabbricato, no? Quindi l'ufficio fa un'istruttoria molto tecnica, dove cerca di capire qual è l'ambito corretto del fabbricato. Questo problema non c'è nel territorio rurale perché nel territorio rurale l'area sede è, ve lo ricordo, geometrica, cioè 30 metri di raggio intorno all'edificio. Questo problema nasce nelle B2, nasce nelle B2 perché non ci può essere l'area sede di un edificio a cavallo fra il territorio urbano, per esempio in questo caso B2, e il territorio rurale, no? Quindi giustamente i cittadini chiedono che le aree sedi degli edifici che sono in B2 siano inserite in B2. E quindi tutte le volte devi cercare di capire qual è un ambito corretto. Allora, cosa è accaduto? È accaduto che, diciamo, l'amministrazione si è limitata a dare un'indicazione generale, no? Che è quella di cercare di lasciare un po' di spazio intorno ai fabbricati, no? Quando è possibile. Hai visto prima il confine passava Riccardo addosso, vedi al fabbricato, lo vedi in alto, nell'immagine in alto, e questo, come dire, non corrispondeva, no, all'individuazione di un'area sede corretta, perché vedi, addirittura forse ci passava persino sopra l'edificio, o comunque molto, insomma, attaccato. Quindi vedi, gli è stato dato sulla destra un po' di spazio. Nel dargli questo spazio, l'ufficio ha cercato di interpretare, diciamo così, lo stato dei luoghi per dargli un ambito di resede che fosse corrispondente effettivamente a un ambito funzionale di quell'edificio lì. Ecco. Questo è poi il tipo di osservazioni, ripeto, che vedremo in fondo e che qui la vediamo, la discutiamo in questa serie solo perché interferisce su una scheda nuova. Volevo chiedere una cosa, ma qui è stato allora modificato il perimetro del piano, il perimetro del territorio urbanizzato? Allora, ci sono, questo è l'altro aspetto molto importante. Ora stamani non c'è Fabrizio Cinquini, ma poi appunto ci sarà anche lui quando cominceremo a fare questo tipo di osservazioni. Allora, noi abbiamo, diciamo, la possibilità di lavorare un po' sul perimetro del territorio urbanizzato, però con molti margini, diciamo, ristretti. Perché? Perché quando si passa dalla scala del piano strutturale, no, alla scala del piano operativo, che è più dettagliata, è meno macro, diciamo, i pochi metri, per essere chiari, sono, diciamo, ci si può provare a lavorare, cioè la legge consente nel passaggio dal piano strutturale al piano operativo di individuare meglio il territorio urbanizzato, soprattutto laddove, Riccardo, tu hai tagliato delle resedi, no? Cioè se il cittadino ti dice ma quello è il giardino della casa, quella, come dire, è la correzione di un errore che è consentita dalla legge nel momento in cui, passando al piano operativo, hai, diciamo, una scala più di dettaglio e quindi la possibilità di capire meglio come si colloca il territorio urbanizzato. Questo è il limite della legge, per cui è questo, diciamo, l'ambito tecnico entro il quale ci si può muovere. Tant'è che, guarda, io l'altro giorno ho fatto una riunione con l'ufficio insieme alla Manola per impostare poi, no, il lavoro, diciamo, della commissione finite le schede norma.
E Fabrizio Cinquini spiegava, poi lo spiegherà anche qui, che mentre non ci sono delle difficoltà laddove la Commissione, diciamo, lo ritenga come dire, a restringere l'ambito delle sedi individuate, ad allargarlo ci possono essere delle difficoltà. Perché? Perché appunto ci sono dei limiti di legge. In sostanza la regola è questa: se sei di fronte alla pertinenza di un fabbricato e l'hai tagliata in modo errato, nel passaggio di scala dal piano strutturale al piano operativo, dei margini di correzione ce li hai. Se non sei di fronte ad una resede, ma c'è la richiesta appunto di uno spostamento sic et simpliciter del limite del territorio urbanizzato, questa cosa non è possibile perché il territorio urbanizzato è individuato nel piano strutturale. Insomma, se hai tagliato il giardino di una casa e l'hai messo metà nel territorio urbanizzato e metà nel territorio rurale, il PO consente di correggere l'errore perché siamo ad una scala di dettaglio maggiore che consente dei margini di manovra. Se questo non avviene, non è possibile. Quindi Fabrizio Cinquini, che poi è colui che deve anche attestare la regolarità del piano, diciamo, nel rapporto col comune e poi la manovra in particolare col dirigente che l'attesta, diciamo, ha ritenuto che in questi casi fosse possibile modificare in parte il territorio urbanizzato perché avevamo tagliato delle resedi, diciamo, in modo chiaramente errato. E quindi in questo passaggio di scala, diciamo, questo spazio c'era. Volevo chiedere una cosa, se mettiamo un'ipotesi, se una volta, dopo quello che hai detto te, Simone, se uno si accorgesse successivamente che gli è stato tagliato la propria sede, cioè praticamente gli è stato tagliato il suo giardino che si trova in parte nel territorio urbanizzato, in parte no, è possibile modificarlo in futuro o ci sono... Sì, è possibile, vi ricordate, noi tra l'altro nel PO abbiamo, richiamando la legge regionale sulla correzione degli errori materiali, abbiamo introdotto una formula che consente di usare quel procedimento laddove ci sia un errore materiale, dove ci sia un'istruttoria che dimostra che insomma siamo di fronte ad un errore, che quindi è un procedimento neanche di variante al PO. Ma si va in consiglio e con un voto solo si corregge l'errore. È chiaro che per poter usare questa procedura semplificata ci vuole un'istruttoria dell'ufficio molto chiara sul fatto che si tratti di un errore, perché se si entra in un campo che è quello, diciamo, dell'opinabilità, allora devi passare da una variante al PO o nei casi, diciamo, in cui questo spostamento è significativo, addirittura del piano strutturale, no? Cioè, se vuoi modificare in modo molto significativo il limite del territorio urbanizzato, devi passare da una variante al piano strutturale. Però sì, Riccardo, se sei di fronte a un giardino in modo chiaro ed inequivocabile e l'hai tagliato in due e si tratta di spostare di qualche metro il territorio urbanizzato, siccome questo in una scala più di dettaglio come il PO è possibile, lo puoi fare anche correggendo l'errore materiale con una procedura semplificata per cui si va al Consiglio Comunale una sola volta. Bene, ci sono altri interventi? Ok, direi che si può procedere allora. Allora, osservazione. Scusatemi, eh. Scusate un attimo che ho perso. 520, Simone. Sì, no, ma sono io che. Allora, 520. Siamo in via Carrignoni. Siamo di fronte ad una realtà di carattere aziendale che sostanzialmente chiede che gli venga concessa una possibilità di ampliamento per poter sviluppare questo tipo di attività.
E quindi chiedono l'inserimento di una scheda norma appositamente orientata allo scopo, quindi allo scopo di ampliare l'attività economica, perché insomma spiegano che le esigenze di ampliamento non sono compatibili con l'applicazione delle norme, ordinarie. E l'istruttoria è di accoglimento da parte dell'ufficio, quindi essendo di pieno accoglimento si può andare direttamente a vedere qual è l'esito. Allora, vedete, siamo all'introduzione di una scheda norma, siamo in via dei Carignoni, l'attività è piuttosto, insomma, conosciuta, è un'attività, insomma, che esiste dall'Ottocento, legata alla produzione di salumi. L'unica cosa, c'è un errore materiale, lo vedo già, perché non siamo nell'utoio di Capezzano, ma siamo nell'utoio di Camaiore. Antonella, lo vedi? Sì, okay. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Allora, vedete, questo è l'ambito, superficie fondiaria per le trasformazioni 3.400 metri quadrati. Vi ricordo che la superficie fondiaria è l'ambito spaziale in cui avvengono le trasformazioni. Poi superficie minima di spazi pubblici o di uso pubblico da cedere 300 metri quadrati destinati a parcheggio. Poi possiamo scorrere. Vedete, superficie edificabile che gli viene data artigianale industriale 400 metri quadrati, altezza massima 10,50. Possiamo scorrere. Vedete, si prevede sostanzialmente un intervento che consente questo ampliamento, insomma, significativo, con una possibilità di intervenire anche sull'edificato esistente con un'operazione di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, in modo tale che ne possa venire fuori sostanzialmente un intervento che riqualifica complessivamente il contesto. E la parte perequativa è la cessione gratuita o il convenzionamento all'uso pubblico degli spazi a parcheggio di 300 metri quadrati. Niente, quindi tenete conto che questa è una scheda norma non legata, diciamo, alla nuova edificazione, ma legata all'ampliamento di un'attività esistente. Quindi è chiaro che anche la parte perequativa deve tenere conto, insomma, di questo aspetto. Qui non siamo di fronte a nuova edificazione e, tra l'altro, siamo di fronte a un intervento, insomma, di carattere produttivo, insomma, volto a sviluppare un'attività economica. Fausto Simone. Sì, ho finito. Allora, lungo nella richiesta dell'osservante che stavo leggendo in sintesi nel registro che ci abbiamo, mi sembra chiaro, insomma, che c'è la necessità, insomma, già tra l'altro più volte oggetto di interventi da parte della committenza stessa per cercare di rispondere a una serie di requisiti. Mi domandavo solo una cosa. Le altezze in questione, visto che lui si dice in sostanza che ha bisogno di 1.000 metri cubi, questi 1.000 metri cubi sono organizzabili in diverse modalità e lui non ci dice in sostanza che ha bisogno di 3 piani, no? Ora, quella zona lì mi sembra una zona piuttosto dal tessuto edilizio piuttosto diradata e anche bassa, perché mi pare che sia tutta edilizia abbastanza recente. Allora mi domando, visto che lui ti dice 300, almeno 300 metri quadri e ne sei da 400, se non sia il caso di ridurre l'altezza in modo da evitare delle difformità di
edifici, tra l'altro, non residenziali come la destinazione prevalente dell'area. Sì, per me non ci sono problemi, non credo che a livello istruttorio, poi Emanuele qui, ci siano particolari motivi per cui è stato dato 10,50. Probabilmente ci si è allineati ad altre situazioni, ma non credo nemmeno l'osservante appunto ne segnali l'esigenza. Ora chiediamo magari una conferma. Possiamo vedere anche l'area? Sì, sì, così valutiamo anche questa questione dell'altezza. Alberto, nel frattempo. Grazie Presidente, sì, anch'io volevo fare la stessa osservazione di Jacopo, ma volevo dire anche un'altra cosa. Nel perequazione io individuerei univocamente che sia cessione o che sia convenzionamento all'uso pubblico. Decidiamo come proseguire, ma non farei o cessione o convenzionamento, visto che tutte le altre schede abbiamo individuato una caratteristica ben precisa, un'azione ben precisa, l'andrei a individuare anche in questo caso qua. Come andrei a specificare meglio, perché non si capisce dalla scheda, se i parcheggi per i quali è destinata la zona sono da realizzare a carico del proponente o a carico dell'amministrazione, non è chiara, quindi vorrei individuare bene anche questa circostanza. Allora, nel secondo caso si tratta sicuramente di un errore materiale. Nel primo è una scelta, ma per me va bene anche che la commissione valuti l'una o l'altra opzione, come dice Alberto. Invece il secondo è proprio un errore materiale, perché ci va scritto, se non l'abbiamo scritto... No, allora, Alberto, si capisce che non c'è la realizzazione, perché c'è scritto cessione gratuita o convenzionamento all'uso pubblico, quindi se fosse scelta la cessione gratuita finirebbe lì, il che tra l'altro a occhio mi torna, no? Perché te qui consenti un ampliamento, quindi mettergli a carico la realizzazione del parcheggio rischia di essere sperequato, no? Cioè questa è un'attività produttiva che chiede la possibilità di un ampliamento che tra l'altro gli spetterebbe a prescindere, no? In una certa misura chiede di ampliarsi un po' di più, mettergli a carico la realizzazione del parcheggio mi sembrerebbe sbagliato. Io faccio una proposta, poi valuti la commissione, leverei convenzionamento e ci metterei semplicemente cessione gratuita degli spazi di sosta a parcheggio da realizzarsi lungo via Carigno. D'accordo. Sì, l'altezza mettere 6 metri è Jacopo, perché ho visto che 6 metri 50, 7,50 dagli, perché insomma l'altezza mi sembrerebbe da mettere 7,50 in modo che va bene. Ascolta Simone, un'altra cosa invece volevo dirle, il tipo di attuazione della previsione com'è? Mi pare di aver visto PDC convenzionato, mi pare, andiamo a vedere, sì, eccolo lì, permesso di costruire convenzionato. Questo vuol dire che il Consiglio Comunale in un colpo solo valuta la convenzione, dopodiché, come già ora facciamo per gli alberghi, quando diciamo viene portata la convenzione in Consiglio Comunale ci viene portata anche il progetto, perché chiaramente il Consiglio Comunale per valutare la convenzione deve vedere il progetto. Quindi direi che la differenza principale fra questo tipo di previsione e previsioni di altra natura, come per esempio i piani attuativi, è che non ci sono le osservazioni in fase attuativa, no? Cioè qui si va in consiglio comunale una volta sola, il consiglio comunale valuta e decide. È appropriato rispetto alla scala dell'intervento, no? Nel senso che l'intervento è un intervento di ampliamento con un parcheggio, quindi insomma i piani più complessi passano da una procedura attuativa più complessa. Questo sembra semplice, onestamente, quindi un colpo solo in consiglio comunale. Però, ripeto, la convenzione è di competenza del consiglio, quindi il progetto lo vede il consiglio comunale. Il disegno, scusami un momento, il disegno dell'area, fammi per capire un po'.
Jacopo dice l'individuazione del parcheggio, non so se è stata fatta qui. Non so se è stata fatta. No, non c'è l'individuazione del parcheggio. No, ecco, magari su questa Antonella appuntiamoci di dire a Fabrizio se va Sì, bene, nel senso che siccome ok. normalmente abbiamo indicato, diciamo, un ambito, qui invece saremmo di fronte a una situazione nella quale il comune, diciamo, non dà indicazioni, no? Ma per carità, è un parcheggino, perché alla fine, voglio dire, sono 15 posti macchina neanche, quindi voglio dire, non è neanche incredibile l'indicazione in sé, era per capire, cioè siccome nella scheda, capisco, scusate, se andate giù nella scheda si vede, al di là delle funzioni per la perequazione, che sono d'accordo debbano essere soltanto in termini di cessione, allora, se abbiamo già un'idea di dove stia meglio, magari ha senso indicarla. Prima aspetto il parcheggio. Seconda questione, vedevo che nella perequazione è indicata anche la possibilità di sostituzione edilizia di immobili esistenti. Allora volevo capire se c'è, come dire, c'è anche un intervento di ripulitura dei residui, ma non credo, perché mi sembra di vedere nessun edificio degradato, magari ecco, è uno scrupolo che come dici, ci siamo messi qui dentro. Sì, credo che l'indicazione sulla possibilità di intervenire rispetto ad elementi di degrado sia di carattere generale, cioè Sì. nelle schede relative alle attività produttive, credo Fabrizio, insomma, insieme all'ufficio l'abbia scritto sempre, no? Cioè come regola generale, insomma, quella di eliminare eventuali situazioni di degrado. Sì, effettivamente qui. Almeno dalle foto che vediamo ora da Google Art, sembra che elementi di degrado non ce ne siano. E io ho l'impressione, Jacopo, che la non localizzazione del parcheggio dipende dal fatto che bisogna vedere che tipo, no, di progetto presenta la proprietà in relazione all'ampliamento e di conseguenza poi capire anche qual è, diciamo, un parcheggio che possa essere utile, insomma, in termini pubblici. No, siamo solo attenti, secondo me, in questi casi qui di ampliamento, a fare in modo che sia garantito, perché per me ha un valore questo, il fatto che sia in continuità con l'esistente l'ampliamento, capito? E che non invece sia un volume sparso nell'ambito della scheda. La vogliamo rivedere un attimo. Quella l'area oggetto di osservazione per vedere che c'è un terreno accanto, se questo fa parte, ecco questo qui che si vede dove è scritto 29.3. Sì, ma se si può vedere con Google, questo qui che è un terreno limitrofo, perché se no non so dove lo può fare il parcheggio, capito? E sarebbe bene sul fronte strada. Perché se me lo fa di dietro non serve a nulla anche per la comunità. Beh, ma è chiaro che insomma una parte sarà sviluppata, mi immagino, sul fronte strada. Quello che volevo capire è come stavano insieme, Ah, Riccardo. io no, no, ma io invece voglio capire bene dove viene il parcheggio, perché qui un parcheggino c'è, perché se a me me lo fa qua giù, il parcheggio ai fini pubblici a che serve? No, va bene, ma dicevo tanto più che l'indicazione del parcheggio può essere rilevante anche perché Importante. un volume, e quel volume lì secondo me avrebbe senso per evitare che si spargesse in quell'area, quel lotto lì così vasto che fosse in continuità con gli altri, capito? Per cui Sì, ho capito, ma quel terreno accanto alla casa entra. Andateci con Google, si guarda un attimino bene volevo dire una cosa, non è individuato il parcheggio, no? Ma mi lì. No. pare di aver letto nella descrizione che c'è scritto accanto a Via Carignoni, quindi Sì, no, no, volendo. ma infatti. Volevo No, capire volendo. se quel terreno che è lì a. No, volevo dire che volendo si può chiedere a Fabrizio di indicarlo nella scheda, appunto, in prossimità di Via Carignoni. Sì, Ecco. no, ma benissimo, va bene tutto. Io facevo per renderlo anche funzionale per le abitazioni che ci sono, no? Perché vedi, qui c'è già un parcheggio. Questo terreno qui dove ci sono i pali fa parte dell'osservazione.
Vedi, c'è un muro di cinta. Ho capito, ma arriva al muro di cinta o è oltre? Non capisco quello lì. No, non ci va oltre. Si ferma al muro lì. Ma io Sì. non ti capisco, Antonella. Sì, la risposta è sì. Scusa, non avevo il volume. Allora, l'area di intervento finisce a questo muro che vedi. Quindi guardiamolo Però, bene, va fatta. e finisce, aspettate, Oh, se andate più avanti c'è lo spazio per un parcheggio. aspetta, e dovrebbe finire. Finisce. Già qui dove c'è queste siepi. Ecco. Però lì dove ci sono le siepi, lo Tutte le spazio per un siepi, eccolo qua. parcheggio. Lì lo spazio per un parcheggio c'è, Bravo, no? ecco le siepi, io volevo capire se anche da Beh, una parte di là o aspetta di che. qua facevano parte di tutta. Aspetta che Perfetto, apro il no, disegno, Aspettate che apro il disegno. Sì, a confine con questa casa qua, guarda. perfetto, allora c'è anche la Questa casa possibilità. qui è Ok. confine della scheda norma. Ok? Quindi vabbè, noi diciamo a Fabrizio che indichi, diciamo, nel disegno lì la collocazione del parcheggio. Tra l'altro c'era già scritto in fregio a Via Carignoni, mi pare nella descrizione ci fosse già. Sicché ci sta anche che sia una svista, quella di non aver disegnato gli ambiti. Può darsi anche sia semplicemente una svista. Simone, ma mi fai vedere un attimo una, anzi, Antonio, mi fai vedere un attimo una scheda? Volevo capire la questione dell'ampliamento in continuità. No, di qui non si vede nulla. Dietro questo edificio, presumo, e accanto a quell'altro, boh, non lo so. Volevo capire però se l'avevamo indicato, capito? Oppure Ma se è un. hai ragione, Marco, hai ragione. Però c'è scritto ampliamento, non è che. Cioè. Ampliamento funzionale. Però Jacopo, io ora non ti ripeto, non sono nella testa dell'osservante, no? Quindi non lo so che tipo di ampliamento vogliono fare. Però è già organizzata su due volumi staccati, mi pare, no? Cioè, Io ti voglio capire una l'ambito, cosa, ma se si parla di no, ampliamento, volevo dire questo. l'ampliamento non è un corpo di edificio accanto all'esistente? Sì, normalmente sì, poi esiste, diciamo, il concetto di ampliamento funzionale, no? Per cui Jacopo dice, ma qui andrà precisato che va fatto attaccato. Non lo so, nel senso che io non so valutare onestamente in prima battuta se è meglio un ampliamento attaccato in questo caso oppure una riorganizzazione diversa. Osservo che è già organizzato su due volumi, ecco, staccati. Quindi non. Te, Jacopo dice: ma ci potrà venire un terzo volume? Io non lo so, ecco, cosa è meglio, non so se mi spiego, perché poi l'ambito è abbastanza ristretto, non è che. Quello che è sicuro è che è un ampliamento, e quindi, cioè, deve andare nella funzione di ampliare le possibilità del, no, dell'attività economica, insomma, non è che ci si può fare altro, ecco, cioè, però io non so valutare se è meglio un unico ciocco oppure vedo che Una. l'ambito è molto circoscritto, l'ambito, ecco, No, non è va che. bene, si tratta di capire se vogliamo lasciare o meno la libertà di aggregare oppure aggregare il volume esistente oppure separare e quindi realizzare un volume distinto. Però non è che ho una scelta privilegiata, dire, si tratta comunque di un ambito che fa parte dello stesso tipo di attività, quindi insomma è terreno urbanizzato davvero. Sì, cioè io mi limito a dire, Jacopo, che non saprei esprimere una valutazione in questo momento su che cosa sia meglio, no? Quindi, siccome passa dal consiglio comunale, francamente lascerei così e poi vediamo anche il tipo di progetto che viene presentato, perché è comunque un ambito, appunto, come dici te, circoscritto, ben individuato nel territorio urbanizzato.
deve essere comunque un intervento finalizzato ad ampliare, no, le funzioni dell'attività economica. Se sia meglio, come dire, che avvenga con un altro edificio attaccato, no? Oppure staccato, io questo non lo so. Se è staccato di pochi metri, chiaramente lì, non è che può essere in un altro posto, insomma, ecco. Lascerei aperta questa possibilità di verifica al Consiglio, ecco, nella fase attuativa. Va bene, c'è qualcun altro? No, si può andare avanti. 523. L'osservazione 523 riguarda una richiesta di inserimento di una scheda norma in via del fiaschetto a Capezzano, volta all'edificazione residenziale. C'è un istruttore di non accoglimento perché siamo fuori dal territorio urbanizzato. Vedete, questa è l'area. E niente, insomma, come vedete siamo fuori dal territorio urbanizzato, per cui è in contrasto con la legge, col PIT e col piano strutturale. Ok, per me nulla da dire, ma c'è qualcuno? No. Allora, osservazione 526. Ecco, questa non so se la possiamo discutere perché. Direi proprio di Non no. c'è, Graziano, non No, ma c'è. io de poi, poi devo uscire io perché sono Ah, il tecnico ok. che l'ha redatta, quindi mancherebbe il numero legale. Si salta. Non Questa abbiamo si numero. salta. Questa si salta. 532. Non so se Jacopo ha avvisato Graziano che siamo alla 532. Faccio subito, intanto procediamo. Allora, siamo al Lido di Camaiore e l'osservante chiede di inserire quest'area tra quelle comprese nelle aree di riqualificazione o valorizzazione urbana TIU. E chiede la giusta perimetrazione dell'area facendola coincidere con l'interezza della proprietà. In questo momento è classificata come Sono libero, quindi la società oppure delibera dell'assemblea dei soci che autorizza l'utilizzo dell'auto. Si ricorda? Alberto, microfono. Alberto, per piacere, spengi il microfono. Allora, qui l'istruttore è di accoglimento, quindi essendo di pieno accoglimento si fa, diciamo, si vede qual è la richiesta e qual è la risposta nell'istruttore dell'ufficio. Allora, Antonella, facci vedere le cose. Allora, È questa. una nuova scheda norma. Ma perché dalla sintesi non si capisce cosa veniva chiesto, onestamente. Chiedeva di eliminare dalla perimetrazione del parco della Badia un immobile. No, Oh, questa è quella che non si è scusate, fatta. non Ma è questo. allora è rimasta indietro. Allora quale state facendo? 523. Ah, ok. No, No, 532. cinque. Stiamo facendo la 532. 532.
Scusate, stiamo facendo l'osservazione 532. Antonella? Dimmi. No, allora io non riesco a capire dalla sintesi che cosa viene chiesto. E quindi va bene, poi la vediamo, ma... Ora aspettate, vi apro l'osservazione, vi apro quella, l'osservazione. Questa. Ok. Vabbè, l'aria è questa. È questa, allora, l'osservazione è questa, aspettate, eh. Ecco. Ah, ok, è generica la sintesi perché è generica l'osservazione, nel senso che dicono che questa faceva parte di una vecchia previsione dell'RU di nuovo impianto e quindi chiedono intanto una rettifica del confine rispetto alle proprietà e poi chiedono, diciamo genericamente, che venga rivalutata anche in questa sede la possibilità di una scheda norma con dei parametri, dice, noi ci rimettiamo al comune da individuare, però dice, vi facciamo presente che c'era già, insomma, nel vecchio RU una previsione di interesse pubblico. Niente, quindi la sintesi è generica perché è generica l'osservazione. E andiamo a vedere allora direttamente la proposta che è sottoposta alla commissione. Questa è l'area. Qui siamo nella via italica, giusto? Vedete qui, Antonella, siamo in via italica? Sì, sì, è via italica, è via italica. Okay. Quindi qui chiaramente la valutazione di interesse pubblico è legata al parcheggio in chiave, diciamo, percorso ciclabile come sempre, e quindi vedete quali sono gli ambiti nel disegno. I parametri sarebbero di superficie fondiaria 1500 metri quadrati, per realizzarvi 180 metri quadrati di residenziale con, per un numero di unità abitative, vediamo, scorri Antonella un pezzettino, di due unità immobiliari. A fronte di due unità immobiliari, una superficie da cedere al comune di 1500 metri quadrati per realizzarvi 1200 metri quadrati di parcheggio e 300 metri quadrati di verde, diciamo che crea, diciamo, una barriera, no, fra il parcheggio e la parte fondiaria. Niente, quindi il cittadino, sulla base di una previsione esistente nel vecchio RU, chiede, no, di rivalutare l'interesse pubblico. L'interesse pubblico, diciamo, è legato effettivamente al fatto che, diciamo, una delle scelte strategiche del piano è l'introduzione di varie previsioni a parcheggio lungo la via italica anche in funzione del percorso ciclabile, e quindi da qui questa proposta di scheda. Andiamo a vedere su Google, per favore.
È arrivato anche Graziano che si mette qui accanto a me. Posso fare Simone, una cosa, una richiesta anche all'ufficio in realtà. Ma non abbiamo una scheda norma, o è questa che abbiamo già visto, oppure non ce l'abbiamo una scheda simile poco più in qua? Sicuramente c'è una scheda norma simile. C'è, Ora, me la ricordo anch'io. a che distanza sia, non lo so. Ecco, questo. 50 metri. Cioè, comunque fra l'Italia, fra la ferrovia e la sua strada. Ora lo verifichiamo, eh. Serve la carta di piano, ecco. Se no. No, un Henry. Non era questa qui che si chiedeva di cambiare tra la fondiaria e il parcheggio? Quella sì, Sì. però ce n'è anche un'altra in quella zona lì compresa fra la ferrovia e l'autostrada. Aspettate allora, lo cerco di qua, aspettate. Perché mi vede su Antonè? Un attimo, sto cercando di aprire i programmi. Allora, questa che si sta guardando ora è questa qui, la vedete? Questa è questa di ora. Questo è il PO senza le schede, ok? Questa è quella che si sta guardando ora. Non so se vi riferite a questa qui. Ora probabilmente è già stato oggetto di un'osservazione questa. Allora, questa qui è, allora, queste che guardate ora sono già state inserite nell'adozione. Quelle inserite nell'approvazione devo andare ad aprirmi, che ora è il problema perché non mi apre il programma. Eccolo qui. Guardiamo un po' se su questa strada ci sono le osservazioni. Aspettate, che non ricordo. Allora, guardiamo un po'. Allora. Allora, quella che si diceva l'altra volta del cambio tra fondiaria e parcheggio era questa qui, va bene? Non si vede nulla, ma comunque è da un'altra parte. Eccola qui, questa è quella che... hai ragione, non mi riesce a caricare, non mi riesce a caricare la cartografia. Stefano, come mai mi fa così? Scusate, scollego e ricollego il video, un attimino. Riscollego. No. No, devo fare così, non vedono il mio schermo. Non lo vedo. Ora sì. Ecco, ora lo vedono. Ok, allora questa è quella che si era vista l'altra volta, no? Che avevamo ragionato sul discorso di scambio fondiaria-parcheggio. E dite che non è questa. No, Bene? perché sopra la ferrovia, è la Io mi ferrovia. ricordavo quella lì, ma ce n'era anche un'altra, mi sembra. Aspettate, ci si arriva. Allora.
Questa è quella che si sta guardando ora. Ok. Allora mi sbaglio io. Aspettiamo, eh. Faccio tutta la via italica. No, ma io me la ricordavo quel tratto lì, tra la ferrovia e la... Questa qui, questa qui che era in adozione, ha chiesto una modifica, per cui c'è già in adozione. Questa è l'area che si era vista del parcheggio legata all'attività quella funzionale sulla via italica. Siamo sotto l'autostrada, Antonella. Ma non c'era quella del parcheggio delle auto che chiedeva il parcheggio delle auto? Questa era questa qua. Quella lì che dici te, Alberto, è questa qua. È quest'area qua. Ora ti faccio vedere. Questa. Che era nel cono visivo. Questa qua. Sì. Poi non... Questa, però io non so, ditemi voi, non mi viene in mente di... Non ne ho altre di schede norma su questa strada qua. Bene, no, mi confondevo io. Vabbè. Ah. Credevo ci fosse un'osservazione identica su un'altra area compresa fra la ferrovia e l'autostrada, capito? Quel tratto della via italica lì. Però non è così. No, queste sono quelle che sono in osservazione, sulle parti, quelli rosa, ci sono le osservazioni. Che un paio le abbiamo già viste, appunto. Intorno sulla... Quindi, ascolta, anche, dimmi. Anche su, in quelle rosa, dici, c'è l'osservazione. Sono le rose e le osservazioni, esatto. Quindi anche sull'H2 che è verso l'autostrada. Allora, questa qui che ho il puntore, questa qui dici? Quella. Ok, guardiamo, eh. Guardiamo che osservazione è. Allora, questa qui è la 124, però devo vedere, aspetta, se è tra queste che abbiamo già visto, aspettate, eh. 124. Non è una scheda norma, per cui sarà senz'altro in quelle di modifiche cartografiche. Non abbiamo guardata questa qui. Come, quanto è il numero? 124. No, non è su questa lista qui. Ditemi voi che volete che faccia. No, va bene, io non ho altro da chiedere. Qualche commissario chiede la parola? No, io volevo sentire Alberto come la pensava su questa osservazione. Sì. Non ci la vedo particolare criticità. Che faccio, presidente? Jacopo, che dicite? No, io nessuno, cioè sono stato colto in castagna dal fatto che mi sembrava che il parcheggio e il verde fosse presente già da qualche altro lotto accanto, capito? Per cui mi domandavo qual era la questione. No, semmai questa via è un'area che è di riserva, no? Nel senso che era stata identificata in adozione come di riserva del piano operativo. Non so se la vogliamo impegnare, ma la previsione del parcheggio mi pare pertinente, la stazione è vicina e ha senso. Boh, forse le due unità immobiliari, ma d'altra parte non abbiamo possibilità di far partire un intervento senza un impegno fondiario, che è modesto, ma insomma, che c'è. No, ragazzi, c'è anche da dire che effettivamente qui vedo
sono 1500 metri, 1200 metri destinati a parcheggio, no? Quindi sono circa 60 posti, se non erro da come me l'ha spiegata Alberto, no? Su 300 in 15, 30, 60, e siamo vicini anche alla stazione, no? Non mi sembra che sia molto lontana dalla stazione qui, neanche vicino. No, io l'unica cosa volevo capire se c'era la giusta proporzione, tutto lì. Sono due unità immobiliari, quindi insomma. Ma il parcheggio ce lo realizzano o ce lo cedono? No, ce lo cedono chiaramente, perché due unità immobiliari non ci sta la realizzazione di un parcheggio di 60 posti auto. Cioè, chiaramente se si prevede la realizzazione non partirà mai. Sessanta sono tanti, eh? Sì. Vabbè, io nulla toglie che nel momento in cui dovesse partire, dico, si può prevedere anche un provvisorio come davanti ai Piazza degli Alpini, che comunque assurge alla sua seppur limitata funzione, nel senso, in attesa di, No, ma io sono d'accordo. Quello che mi domandavo però era dire, le previsioni di parcheggio circostanti alla stazione, sia a monte che a valle, a questo punto, viste nell'insieme, sono soddisfacenti, sono sovradimensionate, sono troppo poche, sono troppe, in modo tale da capire se, insomma, si sta muovendo nella direzione giusta, capito? Perché magari le vedi ora a seconda della scheda norma che ti viene presentata in osservazione e hai perso un po' il quadro d'insieme. In questo caso qui una scheda norma non c'era prima di questa fase, quindi mi domandavo questo più che altro. Poi è chiaro che l'attuazione del parcheggio è subordinata al fatto che qualcuno ci faccia un intervento residenziale, siamo d'accordo. Però mi domandavo questo, che è il parcheggio più vicino alla stazione, mi sembra di capire, perché non ce ne sono altri, tra l'altro collocati lato mare. Se è strategico che parta, mi domando allora quanto magari su strategici altri impegni a monte, capito? Ecco. No, quello che io posso dire che quando noi non abbiamo prontezza del fatto, siccome i parcheggi lì, quello della stazione è sotto il cavalca ferrovia, se ci vai in orario lavorativo sono sempre saturi, no? Poi non abbiamo prontezza se delle famiglie accompagnano il congiunto, il figlio lì, e via, no? Magari in luogo di ognuno col mezzo proprio faccio, non abbiamo quella potenza lì. Di fatto è che è sacrificato l'ingresso alla stazione, dovrebbe essere anche pensato di migliorare l'accesso e l'uscita alla stazione, quello per valorizzarlo sarebbe inevitabile guardare anche in quell'ottica lì. I parcheggi posso ritenere che siano congrui in questa cosa qui, ecco, starei a fare un miliardo di parcheggi se poi tanto devono rimanere fuori vuoti e comunque a carico dell'amministrazione e quello della manutenzione. La tua osservazione è corretta. Sempre quello, capito? Cioè, nel senso, se io dico investo su una previsione urbanistica che mi genera un parcheggio utile, vicino, direttamente funzionale alla stazione, siamo tutti d'accordo, si impegna il territorio, si fa fare la trasformazione urbanistica. Però dico, Non è pensabile che ci siano più parcheggi, uno sopra la ferrovia, uno sotto la ferrovia, a distanze maggiori da questo, che abbiano una funzione servente nei confronti della stazione, perché non succede, non può essere. E oltretutto le pili in carico anche come realizzazione, magari, perché in questo caso la previsione è modesta e quindi un po' rifà la realizzazione, quindi c'è da realizzarlo e più c'è da mantenerlo. Era solo questo, capì qual è la previsione nell'insieme del sistema dei parcheggi che serve la stazione, perché se in questo caso è strettamente necessario perché è più vicino e non ce n'è altri, benissimo. Gli altri? A che ci serve? Io volevo ricordare alla Commissione che la questione parcheggi sulla via italica non solo è collegata a quello che dite voi, ma è collegata al tema della pista ciclabile, perché è inevitabile che quando andrai a progettare la pista ciclabile, o meglio il percorso ciclabile lungo la via italica,
anche nei tratti in cui la larghezza della strada consente la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, ci possa essere un'interferenza col sistema della sosta, no? Perché anche nelle zone meno commerciali, dove la via italica è larga e dove ci sono, diciamo, un po' di abitazioni ai lati, c'è una sosta che avviene sul bordo della strada. Allora, siccome, diciamo, ormai per esperienza acquisita, il problema principale nella realizzazione dei percorsi ciclabili è l'interferenza con la sosta carrabile, perché questo è il problema più diciamo, difficile da affrontare, spesso anche nel rapporto con l'opinione pubblica, l'idea dell'amministrazione è quella di avere un sistema di previsioni urbanistiche che consenta un domani che viene progettata il percorso ciclabile di affrontare il più serenamente possibile questo tema, no? Quindi è molto difficile in questa fase dire qual è il numero di parcheggi utili allo scopo, perché questo chiaramente dipenderà da una progettazione di dettaglio che oggi non c'è del percorso ciclabile. Dico solo che siccome l'urbanistica, diciamo, deve consentire le soluzioni, no? Con una certa serenità, prevedere un sistema di parcheggi diffuso lungo la via italica risponde a questa esigenza. Poi quanti ne servono, come, questo è chiaro che è un tema più di dettaglio, difficile da immaginare in questo contesto. E teniamo anche presente che parcheggi di decine di posti auto si prestano a diventare parcheggi scambiatori, per cui qualsiasi, diciamo, evento, per esempio, no, tuffaccia grosso che richiama gente, diventano parcheggi che si prestano anche con un sistema di bus navette, no, a funzionare. Quindi francamente, ecco, la scelta di prevedere dei parcheggi lungo la strada principale di collegamento fra Camaiore, Capezzano, Capezzano Lido, secondo me è, come dire, utile da tanti punti di vista. Poi il dimensionamento nella progettazione concreta dipende da valutazioni che in questa serie è difficile fare, però ecco, ve lo ricordo, vi volevo ricordare questo: non ragionate solo della stazione, ragionate della pista ciclabile, ragionate del fatto che se viene fatto un concerto, faccio per dire, di migliaia di persone bussola domani, nulla vieta che ci siano dei parcheggi scambiatori con i bus navetta anche lungo la via italica. Cioè, insomma, il ragionamento è ampio, ecco. Sì, ma lo condivido, non è questo il punto, è solo che, insomma, gli impegni di suolo sull'italica sono un po' più delicati degli altri, secondo me, in generale, ma non mica per i parcheggi, per le trasformazioni fondiarie. Però, vabbè. Infatti è quello il tema che sollevai io già la volta scorsa. Sì, qui l'impatto è minimo, se si parla di però se te vai a vedere quante ce ne sono di queste trasformazioni, ti renderai conto che ce ne sono tantissime. Io sono favorevole a parcheggi, però insomma, vabbè. Ce ne sono un numero che non è comunque il dimensionamento massimo del piano operativo attuale. Cioè, vi ricordo che il dimensionamento è un terzo di quel che restava del vecchio piano strutturale. Cioè, poi per l'amor di Dio, giusto che la commissione valuti l'impatto, non è che io sto dicendo di no, dico che l'insieme degli interventi è segnato, c'è, cioè, un limite massimo segnato, quindi non può essere superiore a quello. Sì, ma tanti sono concentrati lì, sono d'accordo nel dimensionamento. Tanti sono concentrati lì, è vero. Tanti sono concentrati lì in funzione di questo obiettivo, diciamo, dei parcheggi sul lungo la via italica. Se si vuole realizzare una pista ciclabile, un percorso ciclabile, serve una risposta alla sosta, perché credo che chiunque la progetterà si troverà a questo problema, insomma. Che o rinuncia a fare la pista ciclabile in sede propria ovunque, ma questo secondo me sarebbe un errore, oppure laddove la larghezza della strada e l'inesistenza magari di un tessuto commerciale concentrato consente di fare la pista ciclabile, in ogni caso te dei posti auto le levi, no?
dei posti auto esistenti o comunque delle aree in cui in questo momento la macchina viene messa sui lati della strada. E quindi poter progettare la pista ciclabile con una previsione che ti consente anche di fare dei parcheggi è un vantaggio. Poi non è detto che servano tutti, per l'amor di Dio, questo non lo so, è prematuro dirlo. Così come la storia dell'urbanistica insegna che mai tutte le previsioni partono, dovete tenere anche conto di questo, cioè uno prevede di tante cose e poi alcune non partiranno, non partiranno per ragioni economiche, non partiranno per ragioni soggettive, perché magari cambiano le proprietà, cambiano gli interessi, cioè questa è la storia dell'urbanistica, quindi voi tenete anche conto di questo, insomma, che noi non sappiamo quali poi partiranno concretamente. Quindi, Jacopo? Che, non so che dire, nel senso, con favorevole alla trasformazione, all'impegno sui parcheggi, capisco l'esigenza e quindi anche la necessità di attivarci una previsione con una norma speciale che faccia parte di un intervento fondiario, che è effettivamente minimo, ma comunque c'è. Semmai poniamoci il problema, ma questo non ora, ma magari fra 5 anni o quando sarà, per queste aree di riserva, nel senso che... Non ho capito che hai detto? Cioè, mi ponevo il problema anche oltre all'impegno del suolo per la trasformazione fondiaria, al fatto che questa fosse inserita all'interno di un'area di riserva del piano operativo, no? Per cui dico, nel momento in cui si riparlerà di queste aree qui, ci saranno alcune di queste che hanno già avuto una storia, capito? Con la loro classica conclusione. Ma classica, dipende un po' anche dai tempi, questo è chiaro, però insomma... Non so se hai capito, Simone, qual è la questione. Sì, io ho capito perfettamente. È chiaro che queste previsioni vanno monitorate rispetto alle scelte future, nel senso che se poi non partono, evidentemente riproporle magari in automatico nel futuro non ha molto senso. È chiaro che il piano va monitorato poi nel corso del tempo, no? Più che altro, cioè, la domanda si pone nei confronti di eventuali proposte che riguardino simili aree in futuro, capito? E ce ne abbiamo. Ma l'amministrazione, lo sapete, è libera nel corso del tempo di monitorare e anche di fare scelte diverse. Si fanno delle varianti e si cambiano le previsioni. Non è che questo è un totem assoluto che vale per 5 anni. Vale per il tempo che l'amministrazione in carica, diciamo nel prossimo mandato, riterrà essere utile per manga, perché per legge durano 5 anni queste previsioni, ma nulla vieta a un'amministrazione in carica di dire modifico la previsione perché mi si è aperta un'altra opportunità, perché valuto che no, diversamente dal passato non sia utile in questi termini, cioè le varianti sono possibili in ogni momento. Non è che motivatamente, ovviamente, no? Ma questo vale sempre. Quindi certamente sì, è chiaro che se a un certo punto si aprono delle opportunità nuove, oppure c'è una rivalutazione dell'interesse pubblico, no? Magari viene fuori un progetto, che ne so, di pista ciclabile che dimostra che ne servono meno di aree di sosta diversamente localizzate anche rispetto alla stazione, chiaramente si fanno le varianti, no? Cioè, quindi non è che sono delle previsioni, diciamo, destinate a rimanere lì per sempre. Al massimo durano 5 anni e nei 5 anni, se uno lo ritiene, può anche modificarle. Non è che motivatamente, perché quando a un cittadino gli dai, diciamo, un'opportunità come questa, chiaramente per cambiarla poi, insomma, ci vuole una motivazione.
Va bene. Procediamo. Allora, osservazione 533. Allora, riguarda una previsione dell'area delle bocchette individuate in sede di copianificazione. Gli osservanti fanno presente sostanzialmente che in passato lì esisteva una previsione che dava più possibilità edificatorie e legata, diciamo, a un ambito territoriale maggiore. E questo invece non è accaduto con l'attuale piano operativo, cioè nel piano operativo la possibilità di intervento su quest'area è stata ridotta e quindi chiedono un riallineamento sostanzialmente alle vecchie previsioni. Fanno anche riferimento ad un accordo procedimentale che impegnava il comune. In realtà il comune fece quell'accordo procedimentale per ragioni che non c'entrano niente con questo comparto, nel senso che c'era un soggetto terzo che aveva vinto una causa al TAR e siccome era previsto in questo comparto che al comune venisse un'area, noi ci impegnavamo verso quest'altro soggetto che non è l'osservante a dargli quest'area nel caso in cui questo piano fosse partito, e si parla del 2015. Tra l'altro è una cosa di cui si è occupato anche il Consiglio Comunale, perché poi questo problema è stato risolto diversamente perché questo piano non partiva. Quindi è vero che c'era un accordo procedimentale, come dice l'osservante, non è vero che quell'accordo procedimentale era legato ad un interesse dell'osservante, era legato a un interesse di un soggetto terzo che non c'entra nulla con questo comparto, perché il comune doveva rispondere a quel soggetto nell'ambito di una causa che aveva perso anni addietro rispetto al PIP delle bocchette. Poi a quel soggetto, che ha citato nell'osservazione, gli è stata data una risposta dal comune in modo diverso, con tanto di voto del consiglio comunale, dopodiché questo piano attuativo nel corso degli anni non è mai partito e quindi non è colpa del comune se non è partito, è la proprietà che non l'ha presentato. Ora, l'istruttore di non accoglimento, non tanto perché non si possa rivalutare anche la possibilità di riavere una previsione come quella vecchia, ma è di non accoglimento, tant'è che nell'istruttore c'è scritto che insomma questa è una cosa valutabile un domani nell'ambito di una variante al piano strutturale, è che diciamo non possiamo valutarla ora perché implicherebbe modifica del piano strutturale. E quindi diciamo la proprietà avrebbe dovuto fare questa osservazione al momento del piano strutturale, ecco, facendola ora è in contrasto col piano strutturale, quindi sicuramente merita maggiore attenzione in futuro, ma in questa sede non è accoglibile. Io la vorrei vedere quest'area. È fuori dal piano urbanizzato quest'area ora? Antonella, facciamo vedere l'area alla commissione? Sì, arrivo, la faccio vedere. Soprattutto fargli vedere l'area diciamo che loro chiedono di mettere dentro e che non è possibile mettere dentro in questa fase. Che chiedevano poi in definitiva? Loro chiedevano, Riccardo, di riallineare la nuova previsione con le vecchie, che coinvolgeva un ambito territoriale maggiore, se mi ricordo bene. Con previsioni... Ma entrava nell'area industriale questa, non ho capito. Sì, siamo nell'area industriale. Sì. Però siccome queste aree sono state copianificate con la regione in sede di strutturale, Riccardo, era quello il momento in cui dovevano fare osservazione, non ora nel PO, capito? È un problema strutturale.
questa parte gialla, la vedete? E quanti metri è questa? Grande. Tutta questa qui. Dove c'è scritto area di espansione che riguarda il vecchio regolamento urbanistico, nel PO è, diciamo, dentro questa zona, parte di questa TR TU 2.1 e una parte in questa tutta quest'area gialla, che è una zona agricola. Ma Antonella, dimmi. Non mi ricordo io, è una parte della zona gialla, giusto? O no? Aspetta che ora la metto vicino all'osservazione, si guarda bene. Allora, questa qui è tutta l'area, la vedete? Questa è l'area che loro chiedono. Qui c'è scritto area di espansione. Che coinciderebbe con, aspettate, il prezzo. Sarebbe questa qui. Allora, queste casine rosse da qui fino qua giù, scorporando poi questi edifici in basso col comune di Massarosa. Cioè, taglierebbe all'altezza delle casine rosse, per capire. Esatto, vedete? Qui sono i campi sportivi, qui sono i campi sportivi. E l'ambito invece che c'è stato messo dentro è quello sotto. Sì. Io non, ma è lungo quella via Giannesti, per intenderci, cioè quella lì che di là ci sono. È quella via lì che, questa qui arancione, insomma, è la questa via arancione è quella che c'è ora, giusto? È la via quella Giannesti. Che... Esatto. Sì, sì, un po'. È questa via qui, la vedi questa via qua? Questa è quella nuova che è stata fatta con la rotatoria. Te lo faccio vedere con Google Map. Scusa Antonella, noi puoi allargare l'immagine a sinistra? Volevo dire questa? Una cosa. Sì. Sì. Quindi questa qui, la TU, perché si legge male questa sigla qui, TU 2.1, è diciamo la scheda a cui fanno riferimento loro chiedendo di allargarla, giusto? Esatto. Ok. Su tutti questi terreni che è in zona I2, ok? Dicevo, ma quella zona TU 2.1... è quella dove ci sono, ora non si fa nomi, insomma, ci sono delle attività commerciali, mi sembra, lì è quella lì, accanto alla via Giannesti. O sbaglio io? No, questa non c'è ancora nulla sopra, Riccardo. No, ma Riccardo dice, è l'area davanti a Giannesti. Mi pare di sì, se non vale. Forse c'era un'altra volta volete si va a prendere la TU. No, ma basta vedere come si chiama, scusate, è Via del Commercio quella, tornate. No, quella è mia. Questa qui, Via del Commercio, quella che van giù. Antonella. Dimmi. Dicevo, guardi come si chiama questa strada che va verso Camaiore, che incrocia Via Giulio Pastore. Questa che si vede un tratto. No, più. No, ma potevi rimanere lì sulla planimetria, per vedere come si chiamava la strada. Sì, ma ce l'ho nascosta, non mi si vede. Vedi Ghivizzani. Ma no, quella, no Antonella. Torna avanti. Allora. Aspettatemi un secondino, questa, pazienza. Questa via mia. Nuova, questa qui che c'è la rotatoria in fondo, ok? Che Riccardo, corrisponde? Che corrisponde? Va bene?
che corrisponde a questa. Questa qui è via dei Ghivizzani, che incrocia perpendicolarmente. La previsione, diciamo, di questo rettangolo, che un rettangolo non è, ma sa per capirsi, stretto e lungo da sud a nord, è tutta l'area davanti alla strada nuova che è stata fatta. Dai. Esatto, esatto. Simone, scusa, ma la loro richiesta si fonda su una pretesa sbagliata, quindi? La loro richiesta in punto di diritto, secondo me, è sbagliata, perché è vero che c'è, ma è la mia opinione, è vero che c'è l'accordo procedimentale, ma il motivo dell'accordo procedimentale non riguardava loro, riguardava un soggetto terzo. E tra l'altro, proprio perché il piano non è mai partito, noi abbiamo dovuto affrontare il problema con questo soggetto terzo in un altro modo. Quindi è venuto meno il motivo che giustificava quell'accordo procedimentale, che era la composizione di una controversia con un altro soggetto, ok? Dopodiché la previsione vecchia può anche conservare una sua attualità, no? Perché ci mancherebbe, magari ci sono progetti di sviluppo in un'area industriale e quindi vanno bene. Però non è valutabile in questa sede, perché in ogni caso, come vedete, implica una modifica del piano strutturale, no? Quindi, appunto, siamo fuori dal territorio urbanizzato. Quindi la motivazione giuridica, la mia opinione, non ha ragion d'essere, perché quell'accordo nasce in funzione di un interesse di un soggetto che non c'entra niente con l'osservante. E ripeto, e tra l'altro il comune si è trovato costretto ad affrontare questo problema in un modo diverso, proprio perché questo piano non partiva, perché se questo piano fosse partito e si sarebbe realizzato quello che dicevano gli osservanti, cioè l'accordo procedimentale. È del 2015, l'accordo procedimentale, non è che è di ieri l'altro. Quindi questo, secondo me, questo argomento non c'è. Io la conosco la storia, perché da assessore l'ho seguita per portarla anche in consiglio comunale. Poi, al netto di questo problema, no, ci può essere una valutazione politico-amministrativa sull'opportunità, modificando il piano strutturale, di prevedere un'espansione. Credo che di fronte a progetti utili, no, dal punto di vista dello sviluppo economico, questa sia una cosa rivalutabile. Quindi nell'istruttoria ci siamo sentiti di segnalare che non è che c'è una contrarietà politica, no? Siamo nell'area industriale, come vedete, però in questo momento c'è un motivo, diciamo, tecnico che impedisce anche solo di valutarla, ecco. Non so se mi sono spiegato. Sì, ti sei spiegato. Stiamo attenti semmai alle interferenze con le parti residenziali, cioè nel dire questa cosa, Simone, cioè è valutabile l'eventuale estensione. Stiamo attenti con le residenze che ci sono di lì in poi. Cioè, da un certo punto, no, la via dei Ghivizzani, quando scende in giù verso l'autostrada, c'ha qualche residenza. Cioè, voglio dire, mi sembra che sia proprio giusto, capito, questa valutazione anche in termini urbanistici. Sì, Jacopo, il motivo per cui, diciamo, in sede tecnica, perché poi c'è anche questo aspetto, è stato ristretto l'ambito, è che è proprio per il ragionamento che si faceva prima, no? Siccome questo è un piano che negli anni è stato tanto presente negli strumenti urbanistici e non è mai partito, no? E non è mai partito perché, tra l'altro, insomma, loro speravano di poter aprire ad altre funzioni, diciamo, che lì non sono ammissibili, come il commercio al dettaglio. Noi, diciamo, nella fase di predisposizione del piano operativo, no, l'abbiamo ridotto, proprio perché non ha senso mantenere dei consumi di suolo, che comunque sono importanti, in assenza, no, di una progettualità concreta. Il senso dell'istruttoria è: noi non è che escludiamo che nel futuro non si possa rivalutare, no? Però va visto che vuol dire, no, Jacopo, nel senso, di fronte a un progetto di sviluppo compatibile ambientalmente con quella zona, interessante per, no, per l'amministrazione in termini di valutazione dell'interesse generale, potrà anche essere rivalutato, no? Non è che quella è un'area industriale. Poi, come dici te, ci sono anche delle case, ci vivono anche delle persone, quindi è chiaro che tutto va valutato molto attentamente. Noi volevamo semplicemente manifestare in quell'istruttoria
che non è che c'è un giudizio negativo di merito. Giudizio di merito si potrebbe dare di fronte ad una progettualità concreta, no? Semplicemente in questa fase non è valutabile perché c'è un contrasto col piano strutturale. Ecco. In futuro c'era in passato questa previsione, no? Quindi non è che di per sé una previsione negativa, dico in termini di maggior coinvolgimento territoriale, va visto che significa, va visto per cosa, va visto un cambio di che cosa, no? Chi amministrerà di fronte a una progettazione concreta valuterà. Io volevo capire bene che il senso di quello che diceva Jacopo, cioè vale a dire, secondo te, no, Jacopo, cioè, lo vedi più difficilmente da realizzare per il fatto che lo vedi più adatto ad un'altra tipologia di intervento, via più... No, io dico l'istruttoria con cui si valuta, per cui noi, cioè che ci viene presentata in commissione, secondo me è giusta, e non solo perché c'è un presupposto rispetto al fatto che le vecchie previsioni non sono mai partite, e quindi insomma c'è un'evidenza negli anni, come dire, confermata dal fatto che quella presunta area di espansione lì non è stata tale, ma c'è anche un altro elemento che è territoriale, nel senso che tutta la parte produttiva artigianale è compatta e omogenea da quel limite lì verso monte, da quel limite lì verso mare comincia a esserci una situazione un po' diversa, no? Qualche area agricola, poi c'è qualche area sportiva, poi ci sono delle residenze, quindi attenzione pro futuro, perché se si parlerà di estendere l'area artigianale industriale un pochino più a sud, scusa, verso mare, c'è poi un problema, si genera poi un problema di interferenza, capito, con le abitazioni che ci sono e con le altre funzioni, ecco, che invece sono molto omogenee verso monte. Quindi in questo senso dico che è giusta fare questa valutazione, capito, il fatto che di non accogliere l'osservazione, perché al di là del presupposto che veniva citato dall'osservante, c'è una questione territoriale che secondo me è prevalente. C'è qualcun altro? Vado avanti, Presidente. Sì, non avete sentito? Ho il microfono spento. Allora, osservazione 547. Allora, si tratta della richiesta di inserimento di una nuova scheda norma. Siamo a Montebello. Scusate, che numero hai detto, Jacopo? Scusatemi, che numero hai detto? 547. Ah, ok. Si tratta della richiesta di inserimento di una nuova scheda norma, sottolineando che in passato era prevista una B2 lì, a Montebello. L'istruttore è di non accoglimento, non per ragioni tecniche, nel senso di inammissibilità, l'osservazione ammissibile, ma di, diciamo, valutazione non positiva sull'interesse pubblico ad inserire una scheda di questo tipo. Ora Antonella ci fa vedere l'ambito, perché questo è uno di quei casi in cui la Commissione appunto valuta la ricorrenza o meno di un interesse pubblico di tipo perequativo. Ecco, questa è l'area, sostanzialmente come avete visto il cittadino chiedeva, senza indicare i parametri se non vado errato, la possibilità di un intervento residenziale in cambio del parcheggio.
Quindi ora tra l'altro qui c'è anche Graziano, salvo che lì non si ritenga che serve un parcheggio. Guarda su Google Art. No, 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 basta vedere la scheda dell'altra. No. Io così la vedo male, la vorrei vedere meglio. Andiamo su Google. Andiamo su Google. Come? Sì, andiamo su Google, così si capisce bene qual è la zona di Montebello in questione. Sì, lì in basso a sinistra c'è la chiesa, vedete? Quel campo di prete ci fa la chiesa, perché no, c'è più su, almeno. Ma non è mica quello lì, eh? No, non è quello. Non ci va in collina. Non ci si va in collina. È laggiù, vedete, è qua giù. Anzi, non ci arriva Google. Se riprendete, riprendi Antonella l'immagine, quella del piano, per capirsi. Lo vedete, è qua su. Cioè è molto dopo la chiesa, molto, insomma, un po' dopo la chiesa, dopo la prima casa a sinistra. Fate conto che sembra quasi che sia sulla strada, no? Via San Carlo, ma era, vedete, qui si vede bene, non so se avete visto, con l'omino. Se io mi metto qui. 23. Mi metto qui, che devi prendere questa stradina quassù, questa stradina quassù, vedi? Non è su questa strada qua. Ma finisce quella strada lì? È quassù, è privata, è quassù in cima finisce, vedi? Ti porto, te lo faccio rivedere qua. Ah. Qui, vedi? È quest'area qua. Sì, dicevo, ma la strada non collega una strada a un'altra strada, finisce lì. No, finisce qui, vedi, finisce qui. Allora, la valutazione che Graziano mi confermava essere corretta, almeno dal punto di vista dell'amministrazione, è che lì un parcheggio pubblico non serva, oltre al fatto che sarebbe problematico rispetto al sistema dell'accesso. Però al di là di questo, la valutazione di non interesse di avere un parcheggio lì, ecco. Va bene, interventi? Nessuno, si può procedere. 548. Allora, siamo in via Massoni a Capezzano Pianore. Si parla di una previsione esistente in fase di adozione, la TU 3.5. Si chiede sostanzialmente una revisione dei parametri urbanistici, come da tabella riassuntiva. Quindi chiedono 1000 metri cubi in più, una superficie edificata che passi da 960 metri quadrati a 1440 metri quadrati, 6 unità immobiliari in più, e come standard di aree pubbliche si sottolinea che appunto sono conseguibili solo se a loro giudizio
vengono incrementati i parametri nei termini che dicevo. E poi chiedono l'eliminazione del vincolo di destinazione edilizia residenziale convenzionata. L'istruttore dell'ufficio è di parziale accoglimento, quindi vediamo quale parte sarebbe stata accolta dell'osservazione. Allora, vedete, superficie edificabile residenziale gli è stato dato 160 metri quadrati in più, poi sono state date 4 unità immobiliari in più, e andiamo a rivedere la parte perequativa a questo punto. Vedete, loro hanno a carico la realizzazione e cessione del prolungamento di via del paesetto, corredata di parcheggi e aree di sosta a pettine in raccordo con via Massoni, la realizzazione e cessione del verde attrezzato su via Massoni, comprensiva degli arredi e delle infrastrutture di gestione e manutenzione, e poi vabbè, la realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico. Quindi la perequazione è rimasta la solita, si dà un qualche, diciamo, possibilità in più sotto il profilo edificatorio. Quindi magari andiamo a vedere la previsione anche della grandezza degli spazi pubblici. Torniamo su, Antonella. Ma è rimasta l'edilizia convenzionata? È rimasta l'edilizia convenzionata, sì. Controlliamo, ma vedete, non c'è nessuna modifica da quel punto di vista. Scusa, 1000 metri quadri destinati a parcheggio? La parte perequativa è rimasta invariata, ve la rilego. Sotto non l'ho visto scritto dei parcheggi, forse una svista. C'è anche cessione e realizzazione. Come, scusa? C'è scritto anche la realizzazione, cessione e realizzazione. Ma non l'ho vista, ma la fai rivedere sull'osservazione. Dopo, se voi lo riguardiamo, ma c'è scritto. Allora, vedete, i parametri sono rimasti soliti, 1000 metri quadrati di parcheggio e 2000 metri quadrati di verde da realizzare. E andiamo a vedere, ecco, l'immagine magari del PO. Antonella, si è bloccato qualcosa, ditemi, scusate, ho avuto un problema, ditemi. No, se ci fai vedere l'immagine, la planimetria del PO, insomma, con le previsioni, eccolo qua. Scendiamo, Antonella, vediamo se c'è scritto edilizia residenziale convenzionata, come dovrebbe esserci scritto, posto che non abbiamo modificato niente. E no, che vuol dire anche in azienda? Ho sbagliato. No, ma scusate, qui c'è un problema di errore materiale, perché vedete, sopra c'è scritto: le suddette quantità sono destinate all'edilizia residenziale convenzionata con il comune. Quindi è chiarissimo che è così. Poi nello schemetto riassuntivo c'è un errore. Qui ci va messo residenziale convenzionato. Manola, te lo segni? Sì, giusto, l'ho notato. Oh, Simone, scusami, torna un po' su nella scheda. Sì. L'altezza va bene. E allora, 10,50 sono tre piani. Non so, in quella zona può darsi ci siano edifici di quell'altezza lì, però non lo so. Andiamo a vedere se volete con Google Earth. Io credo che in quella zona non ci sia nulla. No, nulla di tre piani, dici? Infatti, dicevo quello. Mi sembra, però, ma mi sembra ci sia anche poca edificazione. No, invece parte di qua. Mm.
Ma io non ho capito qual è la zona. Allora, ho sbagliato zona. Quella di là, quella di là. No, ma l'ho vista male, la voglio rivedere, ma poi voglio vedere anche dei parcheggi perché non ce l'ho visti iscritti. Dopo ritorniamo là. Ah, nella scheda, sì. Ditemi come che vi devo far vedere. Qual è la zona? La zona è questa qui dove ci vedete tutta questa erba, questa erbaccetta. E queste sono le case di fronte che sono a tre piani. Allora, l'altezza non mi sembra modificabile anche per ragioni tecniche, nel senso che l'abbiamo messa in sede di adozione probabilmente in ragione appunto del fatto che lì edifici a tre piani ci sono e quindi diciamo ora diventa problematico eventualmente modificarla in questa fase perché appunto non avremmo messo in condizione il cittadino di osservare. Ma se torniamo alla scheda, mi pare di ricordare che questo sia un piano attuativo e quindi in ogni caso c'è il controllo del Consiglio Comunale sulla qualità dell'intervento. Torna un attimo su, Antonella. Torna su un attimo, Antonella. Ah, eccolo qui. No. Piano attuativo, quindi qui non solo si va in Consiglio Comunale, ma ci sono anche le osservazioni sullo strumento attuativo, eh? Ok? Quindi diciamo il controllo sulla qualità edilizia è assicurato dallo strumento attuativo. Poi Riccardo voleva rivedere la parte perequativa, rileggiamola. Realizzazione e cessione del prolungamento di via del paesetto corredata di parcheggi e aree di sosta a pettine, vedi Riccardo, eccolo lì. Poi realizzazione e cessione. Ma che vuol dire allora, scusa, qui parla realizzazione e cessione del prolungamento di via del paesetto. Sì. Quindi corredata di parcheggi vuol dire che deve fare anche parcheggi? Naturalmente, certamente. Ah, ok, non capivo quella corredata. Certamente. Niente, questo è... Guarda, parcheggi quindi sono 1000, sono quei 1000 metri. Sì, sì. Quindi praticamente ci arriveranno 45-50 parcheggi. Sì, avete visto, è un disegno lungo strada, no? Se tornate su nel disegno, torna un po' Antonella. Qui volete vedere? Qui o giù? Quello. Vedete l'ambito è questo qui arancione che è quindi uno sviluppo diciamo in lunghezza, no? Significativo. Ecco. Poi vi ricordo che il disegno è di carattere orientativo, poi sarà il piano attuativo concretamente a individuarli. Di sicuro Riccardo c'è che devono essere 1000 metri quadrati, insomma, eh? La commissione deve valutare se l'adeguamento che è stato fatto concedendogli qualche possibilità edificatoria in più è diciamo ragionevolmente corretto rispetto all'equilibrio economico e finanziario, con tutti ovviamente le difficoltà di valutare un equilibrio economico e finanziario che per sua natura è mutevole nel tempo, no? Ma te Jacopo o Alberto che dite voi? Siete un po' più dentro la materia. Ma dunque questa è una previsione ovviamente che avevamo già in adozione, la richiesta è quella di la richiesta è quella di avere un margine organizzativo in più, no? Nelle aree che sono oggetto di trasformazione, di nuova realizzazione. Sinceramente non mi sembra concedibile, l'hanno tentata perché rispetto alla richiesta che fanno gli osservanti, noi si conferma la previsione di edilizia convenzionata e questa è la questione, cioè l'ingombro
l'ingombro della nuova occupazione di suolo, che è maggiorato di un centinaio di metri quadrati, è molto meno rilevante della permanenza della funzione, che è l'edilizia convenzionata. E loro, nella seconda richiesta, volevano il residenziale pure. Te, Alberto, che dici? Sono d'accordo con la considerazione di Jacopo, quella che era importante è che rimanesse o l'affitto o la vendita convenzionata, quindi tutto sommato va bene, non vedo grosse criticità, Riccardo. È chiaro che come imprenditori, come promotori d'iniziativa l'hanno tentata, no? Come dice Jacopo, no? Però dico, l'importante è che permanga l'utilità pubblica, la convenzionata. C'è qualcun altro? Graziano? Simone? No, va bene. Procedo, Presidente. Scusa, avevo il microfono spento. Sì, dicevo si può procedere, va bene. 548. Allora, la 548... 48? Non l'abbiamo fatta? Si è fatta ora. Dovrebbe essere... 550. Scusatemi. Sono presente, sono io. 5,50. Allora, 550 riguarda una scheda norma già presente in fase di adozione, la TU 1.8 di via Trieste a Lido. Sostanzialmente, scusate un attimo, Allora, sostanzialmente si chiede un riequilibrio in ragione del fatto che, secondo loro, diciamo, il rapporto fra vantaggio pubblico e possibilità di investimento privato sarebbe sperequato e c'è tutta un calcolo, diciamo, sui valori, sui prezzi di mercato, sui costi, quindi tutta, diciamo, l'osservazione è costruita in questi termini e si chiede in definitiva un aumento di 600 metri quadrati della superficie edificabile e la superficie da cedere venga diminuita di 150 metri quadrati. L'istruttore è di parziale accoglimento. Antonella? Sì. Guardiamo i parametri. Allora, vedete, la parziale accoglimento consiste nell'aumentare abbiamo aumentato la superficie fondiaria di 1370 metri quadrati, abbiamo diminuito la superficie minima di spazi pubblici, eliminato. C'è qualcosa non quadra, No, scusate, ma qui l'abbiamo tolti gli spazi pubblici. Ma qui c'è qualcosa che non quadra. Ma stiamo sì, nella TV giusta ci siamo. Qui c'è qualcosa che non quadra, C'è un errore materiale, secondo me.
La possiamo guardare tutta, Antonella? La puoi scorrere tutta? Vai avanti. È stato eliminato, vedi? Ma questo non torna, ma qui c'è un errore, non è possibile. Abbiamo tolto la perequazione qui. Non è possibile questa cosa, almeno che non ce ne sia un'altra, c'è una cessione. Andiamo un po' a vedere. Gli avete tolto. Allora, ora torna. Allora, questa è una previsione nella quale la parte perequativa è la realizzazione delle opere e degli interventi relativi al parco urbano area centrale della Versilia, quello che si chiama giardino delle note, che è poi la polpa della parte perequativa. Cioè loro dicono: a fronte della previsione edificatoria vi realizziamo un pezzo del futuro parco dell'area centrale della Versilia. C'è un progetto del comune approvato, questa parte del progetto si chiama giardino delle note ed era previsto questo tipo di perequazione, che è quella importante anche dal punto di vista economico. Dopodiché era previsto anche un piccolo parcheggio a pettine, ok, lungo la via Trieste, magari andiamola a vedere. L'istruttore dell'ufficio è nel senso di dire che il riequilibrio può essere ottenuto eliminando quel parcheggio a pettine che era previsto, vedete, lungo il TU 1.8. Però non è l'adottato, eh? È adesso. No. Sì, facciamo vedere l'adottato. Ma è sempre stato così questo qui, eh? Non c'era mai stata l'individuazione del parcheggio. Ecco, allora non era stato individuato nell'adottato. Era individuato, ma era non c'è. Nella planimetria non c'è. Ora si guarda. Aspettate che è tutto rallentato ora. Sì. E mi si è rallentato tutto. Allora, nell'attendere che l'Antonella, diciamo così, ci faccia vedere le immagini, la sostanza comunque è quella che vi dicevo, cioè la parte perequativa grossa di questa previsione è rappresentata dalla realizzazione della parte del progetto del parco dell'area Benelli, che tra l'altro è già stata anche stimata nel valore da parte del comune, perché lì esiste un progetto. Dopodiché l'osservante fa una serie di calcoli molto dettagliati, diciamo, e alla luce delle quali appare effettivamente sussistente a giudizio dell'ufficio un elemento di sperequazione. E allora la valutazione che è stata fatta è che ci potesse essere un sacrificio del parcheggio lungo la via Trieste, se non sbaglio, se dico bene. Non c'è un vantaggio, se voi tornate sulla scheda, non c'è un vantaggio di tipo, diciamo, edificatorio in senso stretto, perché mi pare che abbiamo allargato semplicemente la superficie fondiaria, ma l'edificabilità è rimasta quella di prima, quindi sostanzialmente si dà un po' più di spazio per l'intervento. Sì, però ti volevo dire che la modifica della superficie fondiaria non comporta una modifica cartografica, perché sono loro che dichiarano la superficie, capito? Hanno detto che la superficie è di 4.000 Sì. 370 circa, e noi abbiamo provveduto a correggere conseguentemente sì. I valori della scheda. Quindi l'elemento che deve valutare la commissione è se togliere o no, come propone l'ufficio, questo parcheggio lineare di 1000 metri quadrati o fare anche altrimenti, nel senso che potrebbe anche decidere la commissione di toglierlo a parte, cioè questo ovviamente è una valutazione rimessa a voi. Alberto,
Allora, io credo che la Commissione debba prestare particolare attenzione a questo tipo di intervento, in questa misura, perché la Commissione sia in grado di valutare se il parcheggio vada messo o meno, dobbiamo capire che ordine di grandezza è l'impegno di spesa del proponente l'iniziativa nel realizzare una parte del parco delle note, museo delle note, giardino delle note, perché noi qui non si sa, non si ha prontezza del quanto costa il progetto approvato del comune, dal comune di Camaiore, per realizzare questo giardino. Quindi per quanto ci vuole per fare il giardino delle note? 1 milione di euro? Quanto partecipano loro? 50.000, 100.000, 300.000, 500.000, una panchina? Quindi come si fa a noi, Simone, a dire è equo o non è equo, se non si sa quanto ci vuole per l'intervento? Hai capito quello che ti voglio dire, Simone? Alberto, scusa se ti interrompo, ma è scritto nella sintesi dell'osservazione il valore per il completamento del parco Giardino delle Note per un costo totale di 265.000. Sì, devo dire, Alberto, che questa è una di quelle osservazioni molto dettagliate sul conto economico, quindi se la leggete l'osservazione me la ricordo, perché è fra quelle dove c'è un calcolo di maggior dettaglio, molto molto analitico, perché noi avevamo chiesto questo a tutti, no? Fate i calcoli per dire che c'è un disequilibrio. Se ricordo bene, questa è tra quelle dove questo calcolo di dettaglio c'è. E quindi Alberto lo puoi tranquillamente verificare, ecco, perché loro i numeri li danno, ecco, tanto per essere chiari. Quindi si tratta in buona sostanza di fare la solita proporzione, 261.000 euro, 165.000 euro è quello che mettono sul piatto sostanzialmente, se ho capito male, in virtù della realizzazione dell'intervento, così come chiesto. Sì, loro dicono che realizzano il progetto appunto del Giardino delle Note. Appunto, la cifra è indicata ora negli atti, la vado a ricontrollare anch'io. Tutto, Alberto, loro fanno un calcolo molto dettagliato, quindi magari guarda anche quello. Non ho capito cosa stiamo valutando. L'equilibrio.
Scusate, io leggevo un attimo anche quello che la sintesi, no? Loro dicono che vengono aumentate e che contestualmente, tenuto conto della fascia dei terreni esistente, fronte strada già pubblica profonda metri 1, venga diminuita la superficie da cedere all'amministrazione comunale da metri quadri 1050 a metri quadri 900. Cioè, quindi loro cederebbero una parte. Perché è stata tutta cancellata in 1050? Perché loro lo chiedevano a fronte di un aumento di 600 metri quadrati di edificabilità. Ah, Allora la io valutazione. leggevo la parte finale. Ah, ecco, è subordinata, eh. E quindi la valutazione istruttoria che è stata fatta è che non si giustificasse, diciamo, un aumento di 600 metri quadrati e che a questo punto il riequilibrio possa essere conseguito in relazione a quel parcheggio, ma soprattutto perché, diciamo, anche una valutazione dell'interesse pubblico, no, ha portato a ritenere che, appunto, fosse, diciamo, accettabile quel tipo di sacrificio e non un consumo di suolo maggiore, capito, Riccardo? Ora poi si tratta di capire se è una valutazione che la Commissione ritiene corretta. Alberto, ora poi ripeto, noi non è che possiamo fare valutazioni economiche dettagliate, no? Perché queste cambiano anche in funzione dei contesti di mercato, bisognerà anche vedere poi, no? Nella progettazione concreta. Diciamo che dobbiamo fare delle valutazioni di verosimiglianza, no? Ragionevolezza di quello che ci viene detto, cioè se ci sono delle valutazioni, come posso dire, macroscopicamente sbagliate, no? Delle valutazioni che proprio non tornano, allora la commissione dice: ma qui c'è qualcosa, non torna. Ecco. Alberto, te che dici? Scheda, si può scorrere un attimo la scheda? Ok. Sostanzialmente loro da 400 volevano andare a 600 e poi scorporando quelli che erano alcuni interventi di perequazione, no? L'ufficio invece ha mantenuto 400 come superficie edificabile, accogliendo parzialmente, non esigendo la realizzazione del parcheggio, no? La cessione e la realizzazione del parcheggio, in buona sostanza. I numeri che ha messo, ora gli ho dato una scorza qua, i numeri che hanno messo, ancorché con l'OMI, comunque non sono campati in aria, via sostanzialmente. C'è una percentuale chiaramente che uno potrebbe anche andare nel merito, ma non sono numeri presi e buttati là. Il piano è sostenibile. Cioè, ha una sua parvenza di sostentamento con i numeri che lo trovano poi applicati nella realtà. Le percentuali sono quelle, cambia un po' l'incidenza, ma insomma, sostanzialmente non è che mi dice 1 milione, in realtà è 500 mila, capito Simone? Qual è? Insomma, sono numeri che stanno in piedi, quindi non abbiamo neanche il tempo e la competenza specifica dettata da una situazione stringente di entrare nel merito, ma non c'è questa discrasia tra quello che dicono loro e quello che poi si potrebbe concretizzare nella realtà. Quindi sostanzialmente credo che sia attuabile come proposta, via. Scorrete un momento la scheda di qui, è la pagina dopo, solo la pagina dopo. Va bene.
Cioè, se vogliamo tramutare, Riccardo, per darti un'idea, no? Sostanzialmente, per fare 400 metri quadri è come se loro realizzassero un parcheggio di 1766 metri quadri, in buona sostanza. 1800 metri quadri di parcheggio. Mi sembra buono, buono. Allora vado avanti. Dicevo, Sì. Presidente, io ho un'esigenza di chiudere un pochino prima perché c'è un problema, insomma, che devo affrontare. Ditemi voi se ne fa un altro paio, siete d'accordo? D'accordo. Di te, Simone, sicuramente, sei una bella te. Sì, no, 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 ora mi scoccia perché era programmata fino a mezzogiorno, ma insomma sono le 11:26, se ne fa un altro paio se siete d'accordo e poi... Allora,553, giusto? Giusto. Allora, siamo in via dei Macelli. C'è una richiesta di inserimento di una scheda norma. Siccome l'istruttore è di accoglimento totale, si può andare direttamente a vedere, l'area e la proposta di previsione. Siamo in località ex Macelli. Allora, vedete, l'area è quella che vedete. Ecco, l'interesse pubblico è legato al fatto che, vedete, quest'area intercetta parte della nuova viabilità, che è a carico del nuovo insediamento commerciale che è nato lì in via Roma, e quindi consente sostanzialmente, l'acquisizione al patrimonio dell'area in questione. Andiamo a vedere le previsioni. Sono, vedete, 200 metri quadrati di commerciale. Andiamo giù. Con la possibilità di fare in alternativa al commerciale, che è di dettaglio ovviamente, una destinazione direzionale o di servizio. Quindi ci può venire un commerciale al dettaglio o un direzionale di servizio. La parte di ferma, Antonio, torna su. La parte di area ancora sopra. La parte di area pubblica che ci viene ceduta è pari a 650 metri quadrati, di cui 450 metri quadrati per attrezzature di interesse generale, cioè si fa riferimento credo alla strada, e 200 metri quadrati di sosta. Andiamo giù, così vediamo bene la parte perequativa. Vedete, cessione delle aree destinate a spazi e attrezzature di interesse collettivo, poste in continuità con complementari analoghe previsioni, con contestuale adeguamento della viabilità di intersezione e servizio degli insediamenti. Realizzazione e cessione dell'adeguamento tecnico, prestazionale e dimensionale del tratto di viabilità di collegamento tra via Roma e via Bello Sguardo. Me la fate vedere bene quell'area lì su Google? Ma sarà mica quella fascia verde? No, guarda, è semplice, guarda Riccardo, è la TU 4.6. No, 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 aspetta, possiamo tornare un attimo? Ecco, poi dopo li facciamo vedere a Google su Riccardo, però volevo prima far vedere alla commissione una cosa. È la TU 4.6, vedete? È divisa a metà, vedete? La parte grigia e la parte fondiaria. La parte invece celeste e la parte arancione sono la parte pubblica.
diciamo, la parte pubblica si compone poi di una di questa parte arancione, che è un ambito, diciamo, di legato alla infrastruttura. L'unica cosa, lo segnala all'ufficio, poi andiamo a magari a verificarlo, Manola, poi dopo andiamo a vedere su Google, come ha chiesto Riccardo, però volevo segnalarvi una cosa. Abbiamo scritto realizzazione, non mi torna tanto realizzazione, magari poi lo verifichiamo e lo diciamo alla commissione nei prossimi giorni, perché è questa una parte di una strada che sta progettando il privato, quindi mi sembra strano che ci sia la parte perequativa della realizzazione, non è che possono realizzare un pezzo di strada loro, credo, almeno se l'ho letto bene. Torniamo un attimo sulla parte perequativa. Questo non mi torna, cioè realizzazione, mi torna cessione dell'adeguamento, cessione, no, dell'area, ma la realizzazione non mi torna, perché in realtà la realizzazione è già a carico del supermercato, insomma. Ti torna, Manola? Sì, mi torna, me lo sono annotato. È un errore questo. Ora Riccardo voleva vedere l'area, no? Giusto, Riccardo, su Google? Sì. Ma qual è l'area? Praticamente è nella zona della caserma dei carabinieri. Sì, è lì dove c'è il supermercato, Riccardo. È la lì, parte. Ho capito, ma lato Camaiore o lato Lucca, per intenderci? Lato Lucca. Sì, accanto, in linea, diciamo, con la caserma dei carabinieri. L'interesse pubblico qui è la cessione delle aree funzionale alla realizzazione della strada, insomma, questo è l'interesse pubblico. Ma perché io non ho capito bene, ci viene una strada lì? Si sa da quando si è approvato il progetto, no? È a carico loro la realizzazione del collegamento tra la via Roma e la via Bello Sguardo. Ma è definitivo che viene lì poi, allora? No, allora, la progettazione definitiva esecutiva, per quello che ne so, diciamo, dall'assessore ai lavori pubblici, è in corso da parte della proprietà. Se questa progettazione sarà conforme a quanto approvato a suo tempo dal Consiglio Comunale, va avanti. Diversamente dovrà tornare in Consiglio Comunale. Ok? Perché quando fu approvata la previsione urbanistica, la previsione urbanistica, il piano attuativo, la previsione urbanistica c'era già. Quando abbiamo approvato il piano attuativo c'era un disegno di questa strada. Poi la Manuela è qui, mi corregge se sbaglio, Se questo disegno è in linea sostanzialmente con la progettazione definitiva, va bene, insomma, l'approva la giunta. Se invece c'è qualche modifica, bisogna tornare in consiglio. Però che l'ambito di passaggio sia quello è fuori discussione, ecco, la strada passa di lì. Questo lo dico ai fini della valutazione di questa. Invece a me quindi poco mi convince, ti dico. Non so cosa ci faccia lì un centro commerciale, onestamente, un'area di cioè, io voglio. O Jacopo, Alberto, spiegatemi meglio voi, magari lo sapete meglio di me. Non mi ci dice nulla. Scusa, Riccardo, per capire io, cos'è che non ti convince? Non ho capito, proprio non ho capito. La scheda norma. Ma in che senso non ti convince? Non ho capito. Andiamo a rivedere la scheda norma. Cioè la costruzione di quelle. Di queste. Ah, non ti convince 200 metri quadrati lì? No, non mi convinco. Ho capito. Cioè poi
voglio sentire gli altri. Vi dico qual è l'opinione dell'amministrazione, che lì un negozio al dettaglio ci possa anche stare, proprio perché è un'area commerciale. Non... Ma vabbè, si rende ancora più caotica e brutta quell'area. Beh, punto di vista, esatto, ti dicevo, una valutazione rispettabile, ci mancherebbe, ti dicevo che a sì, livello sì, di opzioni, insomma, il motivo è questo. Vabbè, te che dici? Io... Oh, ascolta, neanche io lì ce la vedo benissimo, che la zona lì, perché già è congestionata parecchio. Però oh, se l'amministrazione, nel senso, è una meno peggio di tante altre, io sostanza tra un paniere di quelle che abbiamo visto è una tra le meno peggio, queste qui, come no, osservazione. Capito. Appunto, perché non è che io le cose meno peggio non è che mi piacciono, cioè se ne posso anche condividere qualcuna, ma la maggior parte non la provo, le meno peggio. E poi 10 metri e mezzo dal... No, io non lo so. Dicevo, insomma, l'interesse pubblico è chiaro, no? È legata alla realizzazione di un'arteria di collegamento fra due strade alla quale noi annettiamo grande importanza, che ha carico ovviamente del supermercato come costi dell'opera. Mettere lì una previsione commerciale di 200 metri quadrati ci sta, perché siamo in un ambito appunto dove c'è già il commerciale e ci sono già delle funzioni di servizio come la caserma dei carabinieri. Ripeto, diciamo sì, sotto sì, il profilo... No, ma io rispetto, Riccardo, la tua opinione. Dicevo che sotto il profilo istruttorio c'è poco altro da aggiungere. Ecco, poi le valutazioni sono vostre. Se è una di quelle dove c'è una articolazione di valutazioni, magari segniamocela, ecco, questo sì. Non ho capito quali erano però le perplessità degli altri. Le perplessità di Riccardo sono legate alla realizzazione di 200 metri quadrati di superficie commerciale lì, in un ambito dove c'è già un centro commerciale. E in un ambito che lui giudica già congestionato, ecco. Per l'amor di Dio, una valutazione no, che va rispettata. La valutazione dell'amministrazione è diversa, nel senso che intanto l'amministrazione guarda all'interesse pubblico notevole, che è quello di avere un'area a disposizione per realizzare questo collegamento fra via Roma e via Bello Sguardo. E poi aggiungiamo noi che 200 metri quadrati di commerciale lì, proprio perché c'è già la caserma dei carabinieri accanto e un supermercato davanti, possa essere... E poi avete previsto di realizzarla anche nel verde, un'altra area di servizio, un'altra costruzione in quella fascia di verde più verso Camaiore. Ti puoi immaginare quell'area lì cosa diventa? No, vabbè, ora te fai riferimento a un'altra previsione che tra l'altro appunto mi pare... Sì, vabbè, ma è tutta quella zona, Simone, no? No, prego dirti. Però ecco, l'interesse pubblico è evidente. Poi voglio dire una cosa, la provincia vi dà la possibilità di farci la strada che arriva sulla provinciale lì? La strada esiste già. Come? La strada esiste già, è un adeguamento di una strada esistente. È quella strada di via... sì, no, ma dico, dà la possibilità di farci l'attraversamento, eccetera. Quella lì, questa qui piccolina, che è in senso unico ora. Non è a senso unico, è doppio senso. No, è a senso unico, Jacopo. No, Jacopo, è a senso unico. In questo momento è a senso unico, però è un... Scusate. Posso? In questo momento è a senso unico, però è a senso unico con lo sbocco verso la provinciale, in questo momento. Certo. Quindi la provincia... provincia non... Cioè, questa è un'intersezione esistente, ecco. Tanto per essere chiaro. Ma non ho capito, che in questo momento ha senso unico, che significa che verrà a doppio senso? No, sto dicendo semplicemente che esiste... Hai chiesto della provincia, no? Sì, no, te l'ho chiesto perché ora...
cioè se qui ci si butta un'enormità di traffico, mi sembra che sia quello, non lo so se la provincia poi, perché poi ho capito leggendo fra le righe che questa diventerà in doppio senso di circolazione, venendo da Viareggio verso Lucca se ti fanno attraversare la via provinciale, ecco la mia perplessità. Credo proprio di no, però non lo so. Creerebbe un grosso problema e poi butterebbe un'enormità di traffico in via Roma. Vabbè, comunque sono scelte, vabbè. Questo però ora è un problema esterno all'osservazione, nel senso che te sei entrato nel merito della progettazione Sì, dell'opera, eccetera. certo, era un'altra cosa. Beh, per noi l'interesse pubblico è chiaro, no? È legato alla disponibilità dell'area dove passa questa strada. La Ah, perequazione è in. si può comprare, allora, in maniere più semplici, la possiamo comprare questo terreno e realizzarcela, cioè senza nuova edificazione? È un punto di domanda. Non mi ricordo qual era la previsione del PO in sede d'adozione. Credo non tutto quell'ambito lì. Quindi in realtà l'osservazione, diciamo, consente una maggiore possibilità dal punto di vista dell'ambito di intervento. Se mi ricordo bene, nel piano adottato. Non c'era tutto quell'ambito lì coinvolto, diciamo. Antonella, poi per sicurezza, Simone, chiediamo all'Antonella se ci fa vedere l'adottato. Verificare, io sto andando a memoria. Perché mi sembra anche a me, ma sai, poi magari per essere sicuri. Se non sbaglio, Riccardo, era prevista la strada, per essere chiari, però non con quella larghezza, che è quella invece che risulta dall'osservazione, insomma. Ecco. Cioè sostanzialmente l'osservazione consente una maggiore disponibilità rispetto alle caratteristiche prestazionali della strada. Vado a memoria, eh? Ora controlliamo. Ora andrebbe paragonata con quella attuale. Possiamo paragonarla? Cioè, riusciamo a metterle accanto le immagini? Sì. Ma quale attuale in che senso? Vuoi vedere la scheda norma di ora? Fatta, giusto? Ok. Mettila accanto. Aspettate, pareva? Aspettate, eh. Allora, questa. Quindi ti chiedo l'estensione, come mi ricordo, di questa è la più estensione della strada. Mio Già. ricordo. Dio be beato Dio. Ora ci schiaccio un No, napoletto, eh. Antonella, no, per piacere no. Chiude il microfono. Porco campanello. No. Allora, come vedete non è uguale, eh? Lo vedete che è diverso? È un pochino più No, larga io la. non lo. Ah, oddio, scusa. È un pochino più larga la previsione. L'altro vantaggio, tenete conto, è che questo F4 rosso che vedete a destra Ah, mo mi sta. viene anche quello in proprietà del comune, eh? Quindi non soltanto tu riesci, diciamo, ad organizzare meglio la viabilità, ma hai anche un margine, diciamo, esterno alla viabilità, insomma, No, che. no, Simone, per me non è giustificato, te lo dico chiaro. Questa è la tua opinione, ci No, ce mancherebbe l'ha altro. lì la commissione, la mia opinione. Oh, Sì, non è certamente. giustificato per niente. Anzi, è una Dicevo, grossa forzatura quella che si è fa. la tua opinione, io non ci E vedo certo, io nulla di. sono commissario, lo dico, no? E Certo. certo che è la mia opinione, chi è la tua? La mia, io dico sempre la mia.
È chiaro, quando parlo io, non è che è la mia opinione, è sempre la mia opinione, non è che va ribadito. È chiaro che è la mia opinione, se lo dico io, che è la tua. Qual è la non c'è da ribadirlo, questa è la tua opinione. È la mia opinione, certo. Riccardo, qual è la tua la forzatura? Fammi capire. Cioè, no. che ci vedi di differenza tra la previsione e quello che dice la scheda norma? Che vantaggio ne ha il comune? No, però scusa, Riccardo, perché io ero enfatico, perché mi sembrava una forzatura la tua. In che senso? Nel senso che, però forse mi sono spiegato male io, oppure abbiamo opinioni diverse, ci mancherebbe. Cioè, al comune non gli va soltanto la parte arancione, che capito. È modificata, gli va anche questo triangolino F4, va bene? Che è celeste, F4 è indicato di rosso, e che non è poco, perché quando te progetti un'arteria così, no, di collegamento fra due strade, cioè questo ambito ti consente di, come posso dire, di organizzare una progettualità adeguata anche dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico, delle caratteristiche progettuali. Cioè non è... Ma non si può comprare? Scusa, Riccardo, la cosa che dico io è che su una previsione che è quella che vedi, no? Più di metà, se vedo bene, o comunque metà del lotto diventa di proprietà del comune in una progettazione di interesse pubblico. Per cui non ci farà nulla. Non ci fai nulla, ci fai la strada e la organizzi bene, no? Cioè, su quello celestino dici, no? Su quello celestino è un ambito, diciamo, che te puoi utilizzare. È un ambito che puoi e che non ci si farà nulla. E lo vedremo. L'importante è la strada, non è l'F4 celestino. Allora, e quella strada era già, per me non ha senso, lo ribadisco. Per l'amor di Dio, questo, se te sei contrario alla strada, è un altro paio di maniche. È chiaro che se sei contrario alla strada... No, la strada va bene, ma è un'altra cosa. Lo vedi che era già nella previsione? A parte anche la strada lì, come la volete far voi, sono contrario, sì, quello ci mancherebbe altro. Vedrete il caos che crea via Roma e poi ne riparleremo. Quello ci mancherebbe altro, in che senso? La valuterai, no? Al contrario. La valuterai, sarà. Ora la valuterò, perché, ma lo so già, creerete un'enormità di traffico in via Roma che la gente... Vabbè, insomma, ne riparleremo più avanti. Però ecco, in definitiva, al netto delle opinioni che vanno solo rispettate, è evidente che la previsione consente a una migliore progettazione e realizzazione della strada per la modifica dell'arancione che vedete. B consente di lavorare su uno spazio che è quello anche comprensivo dell'F4 maggiore, e quindi di poter, diciamo, oltre alla strada, organizzare un ulteriore spazio pubblico in funzione, diciamo così, di quello che ci parrà essere l'inserimento più corretto di questa arteria, a fronte di una nuova edificazione di 200 metri quadrati di carattere commerciale al dettaglio. Io, quindi, Simone, questo grosso, è quello che riesco a capire, questo grosso, l'arancione è uguale, più o meno è uguale l'arancione. Non è uguale, Riccardo, basta vedere la forma, o non è uguale. Ma ci sarà un metro, è stondata in maniera diversa, 1,20 m, è uguale. C'è un profilo stradale, conta tanto. Conta, sono punti di vista, conterà anche tanto. Punti di vista, possiamo anche acquisire quel metro lì, no? O sbaglio? Si è sempre detto che quando viene fatta una strada fino a 2 metri si può prendere e portare, si può prendere e espropriare tranquillamente. L'hai detto te anche l'altro giorno, Simone. Quindi se te fai una strada 1,5 m a Montemagno, fai così, no? Per quanto riguarda la strada. Ma sulle strade, scusa Riccardo, c'è un equivoco, sulle strade esistenti, Ho capito, la creo, che vuol dire, scusa Pedro, è una strada esistente quando l'hai fatta, l'allarghi dopo. Dopo. Dai, ragazzi, diciamo che vogliamo fare questo, benissimo. No, ora, io ho una mia diversa, però va bene, non ce lo vedo, non ce lo vedo mai. Io la rispetto la tua opinione, ma il motivo di interesse pubblico è chiaro, cioè è favorire una progettazione che noi riteniamo strategica, punto, non è che c'è da aggiungere molto. Ma c'è già la previsione, è lì. Non è uguale a quella che vedi di fronte. Va bene, ma non è strategico per il comune, per il metro, il cambio di 200 metri consumo. No, ma io ti volevo dire che siccome qui non realizzi un mero allargamento stradale, ma realizzi una nuova arteria di collegamento fra via Bello Sguardo e via Roma, è chiaro che l'ambito di intervento sotto il profilo urbanistico deve essere ben definito, perché quella regola che tu richiamavi vale se io faccio un allargamento stradale, non se io ridisegno
ex novo un'arteria di una strada e poi dopo 2 mesi l'allargo. Ma no, ma non funziona così, non si fanno così. Se fai una strada nuova la devi fare. Allora compro il terreno prima, no Simone, dai, gli compro 2 metri di terreno, ora finché si scherza, ma o glielo esproprio, dai. Glielo espropri se c'è la previsione, quindi l'interesse pubblico, l'interesse pubblico poi può essere non condiviso, per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Facciamole bene le previsioni, no? Quello che stiamo cercando di fare tramite questa osservazione. L'ho capito. È sbagliato secondo il mio punto di vista. E per amor di Dio, io rispetto il tuo punto di vista, ora, però... È chiaro che è la mia opinione. Ci mancherà. Lo ribadisco. Presidente, io devo salutarvi. Direi che però su questi approfondimenti istruttori non ne servono. Prendiamo atto dell'articolazione. E Alberto, che dici? Io la penso come te. Ok, grazie. Prendiamo atto di un'articolazione diversa di opinioni, ce lo segniamo, eh? Va bene? Va bene, ci siamo. Grazie, alla prossima. Alla prossima, ciao Simo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Alberto. Ciao. 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 Si interrompe allora, giusto? Interrompiamo? No, no, sì.